Ok, nuova tappa, stamattina Cerro all'Ambro, siamo qui con Giulia. Ciao. Oh, anche oggi la titolare non c'è, invece noi veniamo, vi prenotate, è diventando rossa. Vi prenotate e poi vi manchiamo. Però c'era lei, simpaticissima, competente, ha curiosato un po' nei vari gadget. Certo, hai già visto qualcosa da, ovvio. Da spendere, nel senso che... Spendere da un punto di vista che puoi comprarlo a un prezzo di favore, se dici cose dovresti. Molto interessanti. Consigli? Queste cose, sì. Certo. Assolutamente. Certo. Allora, dai, raccontaci un po'. Salone, oggi ti hanno lasciato qua da sola perché, vabbè. Sì. A parte in questo periodo post-Covid, siamo anche in mezzo al Covid. Quindi, diciamo. Sì, con le nuove norme, così non è che c'è. Quindi, in realtà, va anche bene. Ok. Quindi però vedo, allora, temperatura, mattina, sì. Tutto il kit, ho visto fuori dal salone sempre solo due alla volta, avete proprio... Sì, sì. Come trovate questo periodo? La gente si fida, non si fida? Allora, in realtà c'è una cliente che arriva che toglierebbe la mascherina e dà la cliente che è molto diffidente, cioè, molto... non per noi ma per la situazione in sé. Cioè, tipo anche i passaggi settimanali e così, adesso non è che ce ne sono molti, magari hanno 15 giorni, piuttosto che perché hanno paura. E poi purtroppo c'è anche la situazione economica, che tanti sono in cassa integrazione, chi purtroppo è rimasto senza lavoro e quindi un po' di lavoro. In questa fase di casa. E dovete fare le famose promozioni, menu combo, contattarli con un gestionale oppure con attraverso Facebook, però... contattare i clienti che già avete, che quello che consigliamo sì, no, sempre. Sì, settimanalmente, esatto. Poi soprattutto mensilmente noi abbiamo sempre una promozione piuttosto che per tenerli legati a noi, per premiarli anche per la loro fiducia. Comunque. Esatto. Dai, vuoi farmi vedere un po' il salone? Intanto avete un sacco di menù estate, kit solari. Sì, speravamo in un'estate. Speravate in un'estate più colorata. Più colorata. No, dai, non piazzarmi. Piastre, avete... uno dei nostri sponsor, Parlux, Parlux, abbiamo fatto vedere anche quello nuovo. Usiamo soltanto Parlux. Noi. Esatto, sono Parlux. Sì, sì, sì. No, secondo noi non ha proprio rivale. Ah, ok, sì, fantastico. Sì. E poi parla di Ladies, Ultra, perché la signora non vogliamo disturbarla. E in fondo di là abbiamo la donna del lavaggio e tutto il resto. Sì. E basta. Ci siete dati che cosa? Avete noi schiavitore. Schiavitore? Tutta la vita. Scheritura, ma tu sei una che usa, vai più su di scheritura e poi scendi tonalizzando oppure arrivi giusta? Io sono di scheritura e scendo tonalizzando. Ok, proprio, quindi hai bisogno di qualcosa che spinge dal punto di vista aggressiva. Sì. Aggressiva nel rispetto del sì, capello, certo, ovviamente. Sì. Però ti e perché hai fatto il lavoro? Sì, sì, adesso poi li ho tagliati tutti, però sì. Va bene. No, non siamo per le scheriture. Ok, allora, se vogliono venire qui, c'è Rolandro, nome del salone. Gistare acconciature, via Padre Marconi 17, suo appuntamento, vi aspettiamo. C'è anche il parcheggio fuori, ho parcheggiato io, ho parcheggiato io, può parcheggiare chiunque. Sì, perché... sì, abbiamo solo posteggio qua praticamente. Va bene, dai, allora continuate a seguirci e fra un po' ritorniamo a Melignano perché abbiamo fatto questa cosa qua e comunque non diciamo niente. E poi a mezzogiorno c'è una sorpresa. Ciao. Ciao a tutti. Ciao ciao.